Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi intervisteremo Alicia Strella e Alessandro Buscaglia, che insieme hanno dato vita a Kitesh. Kitesh è una rivista con pubblicazione trimestrale in cui, oltre alle novità in catalogo, si forniscono anche approfondimenti e interviste ad autori, traduttori e curatori di romanzi. Il nome della rivista ha un'origine molto particolare che a breve ci sveleranno i nostri intervistati. Ma prima scopriamo meglio chi sono. Alessandro, dopo essersi laureato in lettere moderne, ha frequentato il Master Professione Editoria dell'Università Cattolica. Dal 2011 collabora con l'Osservatorio Provinciale sulle Mafie di Libera Novara e da circa un anno lavora per Francesco Brioschi Editore e Valentina Edizioni nell'ambito della comunicazione. Invece Alice si è Ciao. laureata in Economia e Gestione Aziendale e poi ha intrapreso la magistrale in Politiche Europee e Internazionali. Successivamente anche lei ha frequentato il Master Professione Editoria dell'Università Cattolica e da un paio d'anni svolge il ruolo di addetta stampa per Francesco Brioschi Editore. Adesso che sappiamo qualcosa in più su di voi, possiamo svelare il vostro progetto. Allora, ci raccontate da dove deriva il nome della rivista e che cosa troveremo nel primo numero? Sì, il nome intanto è di origini russe. Kitesh è una, diciamo, l'Atlantide della Russia. È una città mitologica che si racconta nel 1200 sia scomparsa sotto le acque di un lago, del lago Svetlojar, all'avvicinarsi dell'invasione dei mongoli. Quindi, diciamo, una leggenda fondativa del popolo russo. Ad oggi si dice ancora che chi si avventura con cuore puro in quelle zone possa sentire i rintocchi delle campane della cattedrale della città. Molto Quindi, bello. sì, l'idea che volevamo darci era trovare un nome che richiamasse i nostri libri, che sono appunto pubblicazioni che vengono dai paesi dell'est, dalla Russia, ai paesi arabi, comunque una letteratura non molto familiare Certo. al lettore italiano e che richiede una certa volontà di mettersi in gioco, di affrontare una cultura completamente diversa, quindi una sorta di viaggio stando seduti, leggendo i nostri libri. Quindi volevamo trovare un nome che richiamasse questo. Inizialmente abbiamo messo sul tavolo un po' di ipotesi. Sì, ne abbiamo Poi provati parecchi, non è che è stato immediato. decisamente. Alcune le abbiamo dovute scartare perché poi queste leggende spesso negli anni subiscono delle, diciamo, riletture anche poco, come si dice, poco lusinghiere, poco Ok, utili per politically questo motivo, correct, esatto, poco politically correct. Quindi abbiamo alla fine ho optato per Kitesh, la Russia è un paese su cui abbiamo una grande attenzione, abbiamo chiesto a una delle nostre migliori traduttrici, Claudia Zonghetti, se non ci fossero qualche rilettura di cui noi non eravamo a conoscenza, lei ci ha dato il via libera, ha detto no, è un nome bellissimo, prendete questo. Quindi alla fine abbiamo optato per Kitesh e direi che è anche un nome molto, molto carino. Dobbiamo sempre Sì, spiegare come si legge. nessuno È sa vero. pronunciarlo chiaramente, però è normale. Giustamente, anche io ho sbagliato pronuncia, però motivo in più per dirlo. Esatto. Quindi Bene. è nato un po' da questo. Beh, questo che è uscito è il numero uno e più o meno la struttura sarà quella che vorremmo tenere anche poi per le prossime uscite, però essendo il primo numero è un po' un esperimento, quindi vediamo anche quali saranno le risposte e vedremo se cambiare un po' il tiro o lasciarlo così. Comunque una prima parte è di presentazione delle novità editoriali, quindi ci sono delle schede di approfondimento sulle prossime uscite. Mentre una seconda parte è dedicata soprattutto alle interviste, che vogliono essere interviste ai nostri traduttori, ai curatori di collana o agli autori delle novità. E vi sono anche degli altri approfondimenti, ad esempio sui premi letterari particolari o comunque trattando appunto, come diceva Ale, le nostre narrative, i nostri romanzi narrative di paesi sconosciuti, ci sono anche degli approfondimenti su quei paesi che possono sempre essere interessanti, insomma.
Certo, servono anche magari ad ampliare un po' gli orizzonti. A contestualizzare, perché a volte questi libri magari un po' spaventano il lettore, anche perché non sono. Anche perché non ne conosce bene il contesto. Una cosa che facciamo Certo. spesso nelle nostre pubblicazioni è mettere delle postfazioni fatte dalle nostre curatrici di collana, perché aiutano molto a contestualizzare il libro nel periodo storico, nel paese, anche nel contesto Certo. politico, e renderlo più accessibile anche al pubblico italiano, ecco. Ecco Alice, visto che hai parlato di pubblicazioni, volevamo chiedere come mai avete voluto uscire con una nuova pubblicazione in questo periodo storico un po' insolito e particolare? Beh, allora, in realtà noi non volevamo uscire in questo periodo storico. E Immagino. chiaramente quando abbiamo iniziato a lavorare alla rivista, quando ci è venuta l'idea della rivista, ignoravamo totalmente che poi scoppiasse una pandemia globale. Però avete Quindi deciso comunque abbiamo di. deciso comunque di farlo, nel senso che il nostro obiettivo era ed è comunque ed è tuttora comunicare i libri, perché sicuramente un libro può essere anche bellissimo, ma se nessuno lo comunica e nessuno sa che esiste, è un libro perso. E abbiamo trovato questo modo nuovo, nuovo per noi, perché in realtà non è nuovo, lo fanno già altri editori, di farlo, e l'idea iniziale era appunto fare questa rivista e poi stamparla e quindi farla cartacea e poi spedirla ai librai, ai giornalisti e ai lettori più affezionati. Poi c'è stata la Ok. pandemia e quindi ne abbiamo fatta una versione digitale, cioè, e comunque adesso in realtà ne faremo un cartaceo lo stesso. Abbiamo fatto quello che hanno fatto tutti in realtà nel mondo editoriale, cioè abbiamo continuato a comunicare i libri trovando canali un po' diversi, cioè come le Certo. librerie stanno facendo presentazioni online, gruppi di lettura su Zoom, eccetera. Noi abbiamo la rivista, l'abbiamo per un po' diffusa via web e adesso ne faremo, adesso appena tutto torna alla normalità, ne faremo un formato di cartaceo. Sono però sicuramente esperienze che potranno servirvi anche in futuro quando tutto tornerà, diciamo, normale. Sì, Saranno sicuramente certo. esperienze nuove, diverse, che potreste approfondire. Sì, era un po' anche nell'ottica di voler raccontare meglio appunto i nostri libri. Inizialmente, poi magari anche semplicemente lettori vorranno leggere Kitesh e interessarsi a quello che facciamo, ma il nostro target principale era questo. Noi dobbiamo far capire i nostri libri, raccontare i nostri contenuti innanzitutto ai librai, perché sono quelli che poi effettivamente li possono promuovere, spingere, e poi Certo. ai giornalisti. Da un lato ai librai bisognava riuscire a spiegare qual era il valore dei libri, che l'interesse del singolo autore, perché un autore per noi era speciale perché lo avevamo scelto, essendo un piccolo editore indipendente, non abbiamo una produzione vastissima, quindi ogni libro viene scelto in maniera particolarmente curata. E Certo. poi da un lato anche dare ai giornalisti lo strumento per avere anche anticipazioni di qualche mese sulla nostra complessiva produzione. Quindi nasce come una rivista da addetti al settore, ma che va un po' più a fondo rispetto alle classiche schede libro, ai classici comunicati stampa. È logico che da un punto di vista si può dire che una scheda libro per un libraio che ne deve leggere centinaia o migliaia di Certo. letture è qualcosa di più rapido, però da un certo punto di vista è anche qualcosa che può raccontare meno. E visto che per l'editore che siamo, a noi interessano particolarmente i libri indipendenti, interessa particolarmente il rapporto con una particolare realtà, una particolare libreria, ci siamo detti magari tanti non avranno il tempo di leggerlo, però diamo un qualche cosa che può essere messo da parte, può essere letto per approfondire, e su certe cose, per quanto riguarda la parte degli approfondimenti, può anche essere letto per il piacere di leggere qualcosa di interessante. Quindi era un po' l'obiettivo iniziale, era una rivista abbastanza di settore per gli addetti ai lavori. Poi vediamo come si evolverà. Certo,
E che ruolo svolge questa rivista di approfondimento in un tempo così social e digitale? Beh, questa è una bella domanda. I contenuti social di solito sono un po' più rapidi rispetto a questo. Diciamo che sotto certi aspetti, però, a noi piace ogni tanto dare ai lettori il tempo di prendersi una pausa. Questa rivista è una rivista digitale perché al momento è solo in quella forma. Certo. Anche dovendo fare di necessità virtù in questo periodo, ed è stata promossa principalmente con l'aspetto digitale, però è anche un modo di dire: bah, prendiamoci 15 minuti al posto di un contenuto che in un minuto viene sfruttato, e leggiamoci un'intervista o andiamo a scoprire che cos'è, come funziona il più importante premio letterario russo, o chi sono i narratori russi contemporanei più interessanti. Questo è molto interessante. Oppure, cioè, proprio un attimo di pausa. Ti leggi un articolo, passi i tuoi 10-15 minuti di approfondimento e scopri di improvvisamente di avere un'idea un po' più chiara su che cos'è la letteratura persiana, e magari ti verrà voglia di leggerti un romanzo persiano o di approfondire ancora di più. Quindi la nostra idea era anche questa, come anche quando cerchiamo di condividere alcuni podcast dei nostri autori o alcune interviste un po' più impegnative. Sì, facciamo una comunicazione social rapida, la facciamo anche una un po' più tranquilla. Credo che questo sia anche un periodo in cui la gente ha tanto bisogno tempo, di... Sì, che non sa come impiegare, quindi ha un bisogno di un contenuto un po' più impegnativo. Certo. E infine vi chiedo a entrambi, il percorso formativo del master, come vi ha aiutato nella vostra carriera lavorativa e che cosa consigliereste a chi vuole lavorare, affacciarsi nel mondo editoriale? Vai te, Alice. Vado io, che tu ti riposi riposa un po'. Esatto. Beh, allora, per me è stato innanzitutto fondamentale dal momento che io ho totalmente cambiato rotta, cioè avendo studiato in università economia e scienze politiche e avendo poi capito che avevo un po' sbagliato, il master mi ha dato l'opportunità di cambiare e tornare dove volevo stare, insomma, cioè nel mondo editoriale, eccetera. Quindi in quel senso, se non ci fosse stato, forse lavorerei in banca, non so, comunque. E soprattutto, beh, nel senso, noi abbiamo fatto appunto il master in professione editoria, sia io che Ale, e quindi ci ha dato un po', innanzitutto un'infarinatura a 360 gradi. Poi io mi sono trovata nello specifico a fare ufficio stampa e chiaramente il lavoro poi lo impari sul campo, nel senso durante il master capisci un po' quali sono tutti gli aspetti, quali sono tutti i ruoli del mondo editoriale, un po' inizi già a farti un'idea di quale potrebbe essere adatto a te e quale meno, ma poi finché non lo fai non lo certo. Sai. Ad esempio Ale, vabbè, anticipo questa cosa, poi lo dirà lui, non pensava di fare ufficio stampa, ma è normale, finché non l'hai mai fatto non sai bene in cosa consiste. Poi è venuto da Brioschi Editore e ha scoperto che in realtà era l'aspetto del lavoro editoriale che più gli piaceva. Quindi Quindi diciamo che un sicuramente... consiglio utile potrebbe essere quello di non spaventarsi, insomma, si potrebbe fare di tutto, anche quello che pensiamo non sia adatto a Ma è noi. normale anche se alla fine del master, appunto, non si sa bene comunque se si vuole fare il redattore, l'ufficio stampa o non lo so, o il social media manager. È normale, finché non lo fai un po', non lo puoi sapere. Però sicuramente il master Bisogna nostro, sicuramente, ha provare una un po' di... preparazione approfondita un po' su tutti gli aspetti, quindi di solito almeno poi si riesce abbastanza bene a mettere a frutto quello che si è imparato nei Certo. diversi consulenti che si sceglie. Ma io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Alice e confermo la storia dell'ufficio stampa. Io quando ho iniziato, io chiaramente avendo studiato lettere ero un po' più sull'argomento, ma è chiaro che prima di fare il master sentivo che un po' competenze specifiche
specifiche o anche tecniche mi mancavano. Quindi da un lato l'aver partecipato al master mi ha dato tante conoscenze, capacità che prima non avevo, e anche poi quelle che non ho portato avanti, perché ovviamente uno iniziando a lavorare si specializza su qualche cosa, su qualche ambito particolare, però comunque ti dà sempre un'ottica ampia a 360 gradi sul mondo. Quindi da un lato mi ha dato questo. Infatti la rivista l'abbiamo poi creata materialmente noi, ma senza i corsi del master probabilmente non avremmo saputo come farlo, sarebbe rimasta una bella idea, ma poi concretamente non saremmo stati capaci. Beh sì, è vero, la rivista è un esempio di come siamo riusciti a metterci più o meno tutte le cose che abbiamo imparato, perché nella rivista abbiamo impaginato, scritto i pezzi, fatto le interviste, corretto le bozze, l'abbiamo promosso. Avete messo a frutto qualunque cosa. Sì, sì, è stato proprio un esempio. Noi ci trovavamo lì a dire: ma noi come facevamo al master questa cosa? Abbiamo e poi metterla in abbiamo anche guardato qualche tutorial su YouTube. Quello è inevitabile, quello è inevitabile. Per quanto riguarda i consigli, invece, darei quello che poi è stato un po' per me. Io quando ho finito la parte teorica del master, mi dicevo: benissimo, però magari c'è stampa, comunicazione, anche no, grazie. Poi sono finito in un piccolo editore dove, volenti o nolenti, uno deve fare tutto quello che c'è da fare, quindi dalla correzione di bozze alle traduzioni, all'editing, eccetera. E poi in realtà ho scoperto che facendolo concretamente, il lavoro di comunicazione ufficio stampa, per come sono fatto io, è un lavoro splendido. Quindi il consiglio all'inizio è quello di non porre limiti, cercare di fare un po' di tutto, perché intanto è il momento in cui te lo puoi ancora permettere, perché non puoi, magari a 40 anni è un po' più complicato dirsi: ah, guarda, ho fatto comunicazione 10 anni, adesso voglio fare redazione. Non è impossibile, certo, però è un po' più complicato. Quindi magari all'inizio, quando si può, provate di tutto e vedete dove siete più bravi, e quindi anche lì provare e inventarsi qualcosa, anche come abbiamo fatto noi una rivista da zero, o un ufficio stampa che ancora era alla nascita quando abbiamo iniziato a lavorarci. Quindi se ci sono idee, se ci sono stimoli, provateci. Poi alla fine, male che vada, è sempre una bella storia da raccontare a un qualche colloquio, prima di mai. Giusto, tutto fa esperienza. Esatto. Bene, io vi ringrazio per averci raccontato la vostra esperienza, che sicuramente sarà utile a tutti coloro che intendono lavorare in editoria. Ci avete fornito anche un quadro completo sull'importanza di raccontare nei momenti particolari, soprattutto come quello che stiamo vivendo oggi. Quindi vi ringrazio ancora per il vostro tempo e per la vostra disponibilità. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.